Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi torniamo a parlare di Poste Mobile con un'offerta che ripropone al momento. Tempo fa l'aveva proposta questa offerta, per la prima volta un mio amico la fece e attualmente ancora la utilizza e offre 30 giga di internet in 4G Plus a 300 MB sotto copertura Wind 3 attuale, ma a breve sappiamo che passerà sotto rete Vodafone. E oltre a quello avremo crediti limitati per chiamate e sms, ovvero minuti e messaggi limitati. E perché la porto? Perché a questo prezzo è interessante. Intanto è offerta limitata, ogni tanto la ripropone, ogni tot mesi la ributta fuori. Secondo me è interessante perché a 4,99€, come lo offre Very Mobile, vi offre 30 giga, minuti e messaggi limitati. Ma a differenza di Very Mobile non avete la sottostruttura, perché comunque avrete la velocità massima a 300 MB. È anche vero che Poste Mobile, quando l'ho provata io in passato, non era un fulmine, però c'è gente che dice che è migliorata, quindi io a breve probabilmente la mia SIM di Omobile la passerò a questa. Volevo passarla all'offerta, quella in cui davano la Evolution, ma probabilmente farò questa qua, perché comunque è un buon prezzo, entro la soglia di 5 euro come seconda SIM va bene. Io questa la consiglio a chi non vuole spendere tanto, vuole stare dentro i 5 euro. Poste Mobile non è un operatore che rimodula, è da tanti anni che è fuori nel mercato, a breve appunto passerà sotto rete Vodafone, quindi merita di considerazione, perché comunque è un operatore consolidato, è un operatore full MVO, ovvero è un operatore virtuale completo, per dirla tutta. Cosa significa questo? Che a differenza di alcuni virtuali, tipo come ad esempio Very Mobile o Mobile e Kena, che non hanno un reale negozio fisico, ogni tanto ci sono ma generalmente no, Poste Mobile ha ogni comune un ufficio e in ogni ufficio uno può fare la SIM, e quindi è per quello che è considerato un full MVO. E c'è, oltre a quello mi pare c'è anche Fastweb e anche Coop Voce, dovrebbe essere gli unici tre a esserlo. Comunque, tornando all'offerta, io la consiglio perché insomma è un prezzo onesto, offre parecchio e è un pacchetto interessante, ragazzi. Io ve lo consiglierei finché rimane offerta limitata. Se non mi sbaglio, dovrebbe essere fino al 17, sì, avevo letto che era 3 giorni. Ha un costo di 20 euro con 10 euro di traffico incluso. E come già detto, generalmente la Cream Wow Weekend offriva 10 giga, ma qualche mese fa l'ha fatta per la prima volta 30 giga e adesso l'ha riproposta. Secondo me, ragazzi, è da prendere in considerazione. 30 giga alla fine dei conti per un utente medio possono anche bastare. Se non bastano, allora ci sono altri operatori. Che ripeto, la differenza di Very Mobile attualmente e ovviamente Home Mobile dopo, perché dico così? Perché ora utilizza copertura Wind 3 e quindi la paragoniamo a Very Mobile, al stesso prezzo, stessi giga, ma Very Mobile ha sottostruttura a 30 MB, Poste Mobile a 300, come vedete lì c'è scritto anche lì. Invece quando passerà su rete Vodafone o Mobile sempre sottostruttura a 30, e invece la Poste Mobile ce l'avrà a 300. Quindi è quello il discorso che secondo me è interessante. Si può fare per un pensamento futuro, uno intanto lo fa e poi dice la utilizzo, ma che vada tra un paio di mesi, 2 o 3 mesi, quello che è, mi passo sotto Vodafone chiaramente le cose cambiano come la notte e il giorno, ecco, e poi andrà sicuramente meglio. Io, ragazzi, con questo chiudo, caricherò un altro video in giornata, perché comunque so che durante la settimana non carico niente, perché durante quel lavoro faccio veramente fatica. Io comunque volevo ringraziarvi, volevo augurarvi una buona serata, vi prego iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, un bel pollicione, un bel commento se vi fa piacere, e condividete il video con chi può essere interessato. Ecco, io vi ringrazio ancora di tutto per la visione e vi auguro una buona serata. Ciao ragazzi!